siamo stati al Paladozza per raccontarvi il Job Meeting 2018, soprattutto chiacchierando con i partecipanti. Perché sei qui e quali sono le tue aspettative su questo evento? Buongiorno a tutti, allora sono qui perché sono alla Magistrale di Economia e Diritto e quindi mi sto attivando per la ricerca di una posizione, questa che può essere uno stage, un percorso di formazione ulteriore, un lavoro anche a tutti gli effetti, quindi sono qui alla ricerca di qualcosa e spero che questa giornata sia produttiva ed efficiente. Ho deciso di partecipare appunto per trovare qualche opportunità di lavoro perché sono in prossimità della laurea, quindi per farmi adesso più che altro per farmi un'idea delle aziende che a cui potrei interessare, diciamo, con il mio profilo. E per adesso ho trovato comunque qualche azienda che è interessata e a cui potrò appunto mandare il curriculum, quindi per ora l'esperienza è positiva. Io penso di essere qua per incontrare le aziende che partecipano a questo evento, fare le prime esperienze, anche le prime esperienze di colloquio con delle aziende molto importanti. Il mio profilo è, io ho fatto comunicazione pubblica e d'impresa, quindi vorrei iniziare a lavorare nel marketing e nella pubblicità, per cui oggi ho preparato un curriculum, sono avvenuto appositamente anche per verificare se il curriculum è buono, perché quella è una parte importante della ricerca del lavoro. Adesso devo iniziare a incontrare le altre aziende, quindi vi saprò dire meglio dopo. Ciao, noi rappresentiamo LaborPlay, che è una startup e uno spin-off dell'Università degli Studi di Firenze. La nostra startup si occupa degli strumenti, delle metodologie innovative che utilizzano meccaniche ludiche fondamentalmente, elementi ludici, oggi viene chiamata gamification, quindi l'utilizzo di elementi di gioco all'interno di contesto che ludici non sono, e quindi portiamo questo tipo di servizi all'interno del mondo del lavoro, soprattutto in ambito ovviamente di gestione delle risorse umane, e qui al Job Meeting ci occupiamo di sensibilizzare i ragazzi rispetto all'importanza che le competenze trasversali hanno all'interno del mercato del lavoro.